Buongiorno a tutti e ben ritrovati, prima della pausa estiva, all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Come di consueto, aprirà il notiziario con l'editoriale Don Arturo. Faranno seguito la lettura del calendario liturgico, gli avvisi della parrocchia, dell'oratorio e quelli di pubblica utilità. La rubrica Un santo al giorno oggi ci presenta due santi importanti, nonché patroni della nostra parrocchia, i santi Pietro e Paolo. La rubrica verde questa settimana arriva dall'archivio di TRG, dedicata alla cipolla e alla bieta d'Acoste. Conosceremo questi due ortaggi e vedremo come realizzare una gustosa frittata. Buona visione! Cari amici, il 2 luglio 1971 nasceva la Caritas italiana. Sono dunque trascorsi esattamente 50 anni, scrive il nostro vescovo. Paolo VI ha precorso i tempi, ha avuto intuizioni straordinarie e ha avviato processi ancora in corso. Il 28 settembre 1972 il Santo Pontefice, in occasione del primo incontro nazionale di studi delle Caritas diocesane, tenne un discorso che vale ancora oggi come una bussola per tutti. La Caritas è quel gruppo di persone che a nome di tutti si fa carico dei bisogni. Nel tempo, sul versante civile, è maturata e cresciuta la consapevolezza delle varie necessità sociali. Fa parte infatti dei compiti di ogni amministrazione farsi carico dei problemi. E allora? La Caritas non serve più? No, come diceva Paolo VI nel 1972. La Chiesa è nella sua essenza carità. Fornisce concretezza al comandamento di Gesù. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. L'amore ha due facce, la fraternità e il servizio. Tutto questo perché è vivo. E quanto mai necessario il comando del Signore, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E questo va affiancato all'altro desiderio del Signore, che è una dichiarazione di riconoscenza. Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete, vi avete dato da bere, eccetera, come leggiamo nel Vangelo di Matteo. Questo è cristianesimo. La Chiesa davanti al mondo si presenta con il biglietto da visita della carità. Dobbiamo interrogarci allora continuamente sul significato della parola caritas. Cosa significa fare la carità? I volontari caritas hanno una funzione pedagogica all'interno della Chiesa. C'è un aspetto spirituale che non si misura con le cifre, i bilanci, ma con la capacità di sensibilizzazione nei confronti delle persone. La Caritas consiste quindi in un messaggio spirituale che si lancia attraverso le attività che si compiono. La Caritas è un monito per le comunità cristiane. Non esiste Chiesa senza la carità. Ma le opere dei volontari non esauriscono la missione di queste persone. La carità, se è sincera, scende necessariamente a gesti concreti di comunione con chi è nel bisogno. Potremmo dire che lo sguardo e la parola che accompagnano il gesto sono più importanti del sacchetto di pane. Già nel 1972 il Santo Papa Paolo VI esortava la Caritas a superare metodi empirici e imperfetti e a promuovere studi e ricerche per una maggior conoscenza del territorio e delle sue immancabili fragilità. C'è bisogno, scriveva il Papa, di una moderna concezione dell'assistenza. I diversi soggetti che si dedicano all'aiuto, a maggior ragione nelle nostre comunità,
devono operare insieme superando individualismi e antagonismi. Esaltare se stessi è il miglior modo per distruggere quello che si sta portando avanti. Infine, le necessità del nostro paese non devono però impedirci di aprire i cuori a chi è più lontano, perché noi possiamo farci prossimo nei loro confronti. È bello ricordare questo avvenimento, questo anniversario, in una comunità come la nostra, dove la Caritas è una presenza importante, generosa, puntuale e attiva, formando rete con altre associazioni, in particolare con l'amministrazione comunale, in modo tale che ci sia convergenza e risposta concreta alle varie fragilità, alle varie necessità. Non per fare come dei tappabuchi, ma per aiutare le persone progressivamente ad acquisire indipendenza, ad acquisire tutto quello che permette attraverso una vita dignitosa, quindi attraverso il lavoro, un'abitazione decorosa e tutto quello che aiuta a vivere la dignità della persona. Che la festa che viviamo, la festa patronale di Santi Pietro e Paolo, infonda in noi ancor più la gioia di una fede vissuta e verificata attraverso proprio la carità quotidiana, la carità umile e generosa. Quindi grazie per tutti gli operatori che sono un lievito per tutta la nostra comunità cristiana, direi per tutta la nostra realtà di Gottolengo. Grazie a tutti voi che ascoltate queste mie parole, buona festa patronale e per quanto riguarda le proposte del TRG facciamo pausa e continuiamo nella modalità estiva. Come notiziario ci risentiremo il prossimo mese di settembre. Auguro una felice e serena estate a tutti voi. Arrivederci. Oggi, domenica 27 giugno, in parrocchiale alle ore 17, Santo Battesimo di Lebra Nicolas. Alle ore 18.30, Santa Messa per i defunti della famiglia Rodella Angelo e i ragazzi della quinta elementare. Lunedì 28 giugno, Sant'Ireneo, Vescovo e Marco. Per la proposta Rimani, il bar apre dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 23, il sabato dalle ore 20 alle ore 24, la domenica dalle ore 11 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 22. Il cortile dell'oratorio rimane chiuso durante la settimana per il Grest. Per le proposte estive, il Grest inizia dal lunedì 28 giugno a 23 luglio, giornata intera con la possibilità di mensa. I moduli sono disponibili sul sito del Comune di Gottolengo. Per la proposta restate, questa settimana, domenica 4 luglio, gita in montagna nella valle di Campovecchio, Corteno Golgi. Bisogna essere accompagnati dai genitori. Sabato 26 giugno 2021, vigilia della solennità patronale per i Santi Pietro e Paolo. Alle ore 18.30, Santa Messa solenne, scambio dei ceri e delle rose tra la parrocchia e l'amministrazione comunale. Domenica 27 giugno, Santi Patroni Pietro e Paolo, la raccolta per la carità del Papa. Alle ore 21.15, cinema sotto le stelle in oratorio. Indulgenza plenaria patronale. L'inaugurazione della Melonera Missionaria, martedì 29 giugno, alle ore 20.30 in oratorio, la Santa Messa. Pietro di Bezzaida, nome originario Simone, è il personaggio più citato nel Nuovo Testamento dopo Gesù Cristo, il quale lo chiamò a seguirlo insieme al fratello Andrea dicendo loro: «Vi farò pescatori di uomini». Da allora fu sempre presente nei momenti più importanti. Il maestro ne fece la sua pietra sulla quale avrebbe edificato la chiesa e dopo la resurrezione, nonostante la debolezza del triplice rinnegamento dopo l'ultima cena, gli conferì la missione di pascere gli agnelli del gregge cristiano. Sarà lui a intervenire autorevolmente negli eventi fondamentali della chiesa delle origini, dalla Pentecoste fino al Concilio di Gerusalemme.
Secondo Tertulliano, Pietro morì crocifisso sul Colle Vaticano con la testa all'ingiù per suo espresso desiderio a Roma sotto Nerone imperatore, e sul suo sepolcro fu poi costruita la Basilica Costantiniana a lui dedicata. Ci ha lasciato due lettere in cui esorta alla santità e alla fedeltà ai doveri della propria condizione, nonché alla speranza cristiana. Di Paolo, il cui nome era Saulo, nativo di Tarso in Cilicia, sappiamo che da accanito persecutore della Chiesa, dopo l'incontro col risorto sulla via di Damasco, diventò un infaticabile testimone del Vangelo, compiendo vari viaggi missionari in Asia Minore, a Creta, Macedonia e Grecia, e forse anche in Spagna, descritti nella seconda parte degli Atti degli Apostoli e riscontrabili nelle sue lettere ai Romani, ai Galati, ai Corinzi, ai Filippesi, ai Tessalonicesi, agli Efesini, ai Colossesi e a Timoteo, Tito e Filemone. La fine dell'apostolo non è registrata nel Nuovo Testamento, dove si parla soltanto del suo appello all'autorità imperiale dopo il suo secondo arresto a Gerusalemme e il suo trasferimento a Roma in quanto cittadino romano. La tradizione costante e indiscussa attesta comunque il suo martirio avvenuto nell'anno 67 per decapitazione ad Aquas Salvias, alle Acque Salvie presso la via Ostiense, non molto lontano dalla grande basilica costruita sul luogo della prima traslazione delle sue spoglie. Il comune di Gottolengo annuncia il concerto della fiera Rinascita e Speranza, consegna di attribuzione dell'attività storica e tradizionale, il 18 luglio alle ore 20:30 sul sagrato della chiesa parrocchiale. Per la richiesta del rassegno di studio per merito scolastico, in mezzo all'articolo 13 del vigente regolamento dei servizi socio-assistenziali scolastici, approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 37 del 25 novembre 2020, i requisiti per presentare richiesta sono i seguenti: per la scuola secondaria di primo grado, diploma con valutazione di 10 decimi. Assegno. Per la scuola secondaria di secondo grado, media aritmetica dei voti finali tra 7,5 e 8,49, attestato di merito, media aritmetica dei voti finali tra 8,5 e 10, con assegno, votazione di 100 centesimi all'esame di maturità. La lode, sia per il punto A che per il punto B, viene premiata con ulteriori 50 euro. Il coefficiente del reddito per il calcolo dell'assegno varia in base all'ISE e viene dimezzato in caso non venga presentata l'attestazione. Sabato 19 giugno, presso l'oratorio di Gottolengo, si è svolto il primo saggio degli allievi della scuola di musica quinto grado. Dalla musica leggera al pop, dalle colonne sonore alla musica classica, il repertorio proposto ha spaziato nel panorama musicale a 360 gradi. Noi siamo contenti e molto 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 emozionati, come diceva Roberta. Ringraziamo tutti voi che avete accettato il nostro invito a partecipare comunque all'attività online, in presenza, con le restrizioni, con le mascherine, con i gel, con le capsule sui microfoni, con i leggi anti-Covid. L'associazione, attiva da più di 10 anni nel territorio bresciano, ha infatti aperto una nuova sede nel comune di Gottolengo a ottobre 2020 ed è riuscita, nonostante tutte le difficoltà, a portare a termine tutti i corsi, attivando la modalità mista di lezioni in presenza e didattica a distanza, che tutto il mondo della formazione ha dovuto affrontare durante la pandemia. Io sono rimasto molto sorpreso e, credetemi, tra virgolette un po' preoccupato quando mi avete invitato all'inaugurazione della sede. Eravamo praticamente in piena pandemia, ho detto: caspita, che coraggio che hanno, e poi li ho visti determinati e ho detto: andrà alla grande questa iniziativa, e così è successo, giusto? L'appuntamento è quindi fissato a fine estate, quando l'associazione Quinto Grado presenterà le nuove attività in partenza per l'anno accademico 2021-2022. Ma oggi è veramente un punto di arrivo per tutto il lavoro che è stato fatto e un punto di partenza. E un punto di partenza che mi dà veramente gioia nel cuore, perché vedere che l'attività di musicale Gottolengo, anni fa ci fu la banda, chissà che questa attività diventi spunto per ripartire di nuovo e riprendere questa attività. Poi la musica fa molto molto bene ai bambini e non solo. Qui su questo palco c'è un oratorio, quindi un'agenzia educativa molto importante per Gottolengo, c'è il comune,
che ha desiderato, voluto fortemente che questa realtà partisse a Gottolengo, ma volendo c'è anche la scuola, perché la sede della Quinto Grado a Gottolengo è all'interno di fatto del palazzo scolastico, quindi c'è anche una collaborazione, oltre ad essere logisticamente lì, ma anche già una collaborazione futura con la scuola. Bravi ragazzi, bravi genitori, tenete duro, tenete botta, il comune c'è, l'oratorio quando serve ci sarà, lo sappiamo, la scuola c'è già. Alessandro, non mollare. Ciao. E con questo è tutto. Termina la stagione di TRG Notizie, ma continuate a seguirci sul canale tradizionale. Vi offriremo anche quest'anno un po' di compagnia con la visione di alcune commedie e film di nostra produzione. Vi auguriamo quindi buone vacanze e una buona estate. La terza puntata di Ortolengo e Fantasia si aprirà con due prodotti dell'orto, la cipolla e la bietola da coste. Mentre per la ricetta, oggi, in cucina, avremo un cuoco professionista, Roberto Biatini, che ci preparerà un piatto semplice e popolare, la frittata. Ricetta facile la frittata per le mamme e le massaie ad altri tempi, non così scontato il risultato per i cuochi alle prime armi. Sentiamo quindi come procedere in modo corretto per eseguire un piatto semplice, economico e ricco di nutrienti. Roberto ce la preparerà con coste e cipolle, ma a piacere vi potete sbizzarrire con mille altre varianti. La cipolla appartiene alla famiglia delle Giliacee. Originaria della Persia, è diffusa in tutto il mondo ed è prodotta in un gran numero di varietà nell'arco dell'intero anno. La più famosa in Italia è la rossa di Tropea. Con riconoscimento di indicazione geografica protetta, si caratterizza per il gusto dolce e rotondo. La cipolla, di cui se ne contano mille varietà, ha un bulbo di forma variabile, composto da tuniche concentriche, carnose all'interno e più secche all'esterno, con sapore più o meno intenso e con misure e colori diversi. Della cipolla sono accertate le proprietà depurative e disintossicanti. Il suo impiego in cucina è diffuso fra tutti i popoli. Aromatizzante di numerose pietanze, viene impiegata sia cotta che cruda, sì da essere definita la regina della cucina. La bietola o bietola da coste è una varietà di barbabietola da orto. Nelle bietole da coste, chiamate anche coste, si consumano sia le foglie che le coste fogliari, cioè la parte bianca e più spessa. Come tutte le verdure a foglia di colore verde scuro, la bietola contiene grandi quantità di vitamina A, fino al 40% della razione giornaliera raccomandata. Per cuocere la bietola da coste bisogna dividere le coste fogliari dalle foglie e cuocerle separatamente, poiché i tempi di cottura sono diversi. 5 minuti per le foglie, 15-30 minuti per le coste. Facciamo la frittata, facciamo una frittata di 6 o 7 uova facendo il soffritto con la cipolla, mettiamo così. Ci metto un goccino di olio, con la trasferetta, questa qua. Adesso ci mettiamo la cipolla, già precedentemente tagliata. Adesso noi abbiamo rotto le uova, una bella frustata, mettiamo una bella manciata di parmigiano,
prendiamo le coste lavate, pressate, tagliate a pezzettini e ve lo lasciamo dentro. Adesso quando è bello caldo, bello inciampolito, ci mettiamo dentro le uova, una mescolatina raffreddata, dovrebbe essere quasi pronta. Ecco, la frittata va sempre fatta con un fuoco bello alto. In modo che l'uovo si raffredda abbastanza in fretta. Questo glielo metto su un attimino così si assorbe bene e dopo la giro e voi potete vedere. Un attimino, fa una bella crosticina. Ecco, adesso la prendo, la giro. La frittata è pronta. Volendo si può mettere anche una strisciatina di aceto balsamico.